Beh, in compagnia del regista di soap opera, film d'apertura di questa nona edizione del festival, Alessandro Genovesi, ciao. Ciao, ciao. Beh, meglio così, no? Meglio essere qui all'apertura che a casa da soli, per cui ottimo, no, bene. Com'è, insomma, che emozione è aprire il festival, poi con una commedia, dicevamo appunto anche in conferenza stampa, è la cosa che ha suscitato più interesse, diciamo, anche per i giornalisti. Ma è emozionante, io sono emozionato, sono contento, però me la godo tutta, nel senso che insomma sono 3 anni che faccio questo lavoro, quindi non tantissimo, e continua a regalarmi delle emozioni belle, molto, e questa è una di quelle, per cui me la metto nel cassettino. Intanto adesso me la vivo, oggi è ancora lunga, e quindi e poi me la metterò nel cassetto delle cose da ricordare, insomma, per cui no, è tutto strapositivo, bene. Poi un cast stellare, comici fantastici, forse hanno detto appunto l'all star, no? dei comici italiani. Come è stato dirigerli? Sono stati bravi? Ma loro, parecchi di loro io già li conoscevo perché appunto ci ho fatto già 2 film, e poi lo dicevo anche prima, insomma, io vengo dal teatro, quindi l'abitudine a fare compagnia è una cosa che ho e che mi piace e che trovo sia così, che si serva anche al lavoro, perché poi appunto nel momento in cui ti fai venire le idee, in cui poi le scrivi, sapere già più o meno chi saranno gli interpreti è una cosa che assolutamente ti aiuta. E poi appunto non sono proprio gli ultimi 4 scalcagnati del cinema italiano, quindi è stato divertente, cioè principalmente ci siamo divertiti, dopodiché avevamo tutti la coscienza di stare facendo, insomma, partendo dal copione, ma poi anche quando sono entrati dentro Cinecittà, dentro il teatro, hanno visto l'imponenza della costruzione di Tonino Zera, insomma, di quanto lavoro già ci fosse dietro, per cui era tutto come apparecchiato e pronto per loro, no? E per cui non lo so, credo che recitare così sia una gioia, è un bel privilegio, ecco. E invece in conclusione viene spontaneo, il titolo è soap opera, c'è una soap opera che ti è rimasta, diciamo così, nel cuore? Io ne ho guardate molte per cercare di capire il meccanismo, insomma, le soap opera sono le cose, il prodotto televisivo più seguito al mondo, no? E lì, insomma, il meccanismo è più o meno che succedono continuamente delle cose, ogni 3 minuti ne succede più o meno una. No, io preferisco le serie TV, insomma, le cose che guardo in televisione più o meno sono quelle che sono poi un'evoluzione della soap opera, no? Per cui, non lo so, da Breaking Bad a Mad Men, ma pure Grey's Anatomy, a tutte, me le guardo abbastanza tutte, sì. Se si trovo sia un linguaggio, insomma, trovo siano i prodotti più moderni da un punto di vista di innovazione che ci siano attualmente, ecco. Sì. Grazie mille. Ciao Fanwi. Ciao soap opera.